Buonasera a tutti, ben ritrovati al TG7 Basilicata, edizione serale. Partiamo da un fenomeno che si sta diffondendo a macchia d'olio in tutto il nostro paese. Parliamo delle truffe online, in particolare nel Potentino. I carabinieri hanno denunciato ben 9 persone all'autorità giudiziaria, impossessatesi di 12.000 euro circa. A Barile, una 21enne e un 49enne, dopo aver posto in vendita su un social network una piscina da giardino, hanno indotto un uomo del luogo interessato all'acquisto ad accreditare la somma di 330 euro circa su carta prepagata intestata alla ragazza come corrispettivo della compravendita. I venditori, dopo aver incassato il profitto, hanno omesso però la spedizione della merce. Casi analoghi anche a San Fele, non solo a Latronico, a Francavilla Insinni. In particolare a San Fele un 22enne, un 32enne e un 43enne, insieme ad un altro uomo, dopo aver pubblicato un annuncio su un sito internet circa la vendita di una macchina operatrice del tipo Mini Pala con artifizi e raggiri, hanno indotto un uomo del posto propenso a comprarla ad accreditare su carta prepagata il loro possesso la somma complessiva di 7.500 euro, poi rendendosi irreperibili. A Latronico, un 45enne, dopo essersi illegalmente impossessato dei codici di accesso della carta di credito intestata ad un ignaro uomo del luogo, hanno quindi indebitamente, in danno della vittima, effettuato un prelievo per un importo di oltre 2.700 euro. Come dicevo anche a Francavilla Insinni, un 19enne, dopo aver proposto sul proprio profilo Facebook la vendita di un motosega, ha indotto un uomo del posto interessato all'acquisto ad accreditare 550 euro sulla propria carta prepagata. La compravendita non si è realizzata perché l'acquirente non ha poi ricevuto l'attrezzo agricolo. Anche a Pesco Pagano, una donna, dopo aver creato un'inserzione pubblicitaria su un social network per la locazione di una casa vacanza, ha spinto un uomo del luogo favorevole alla proposta a versare sul proprio conto 800 euro come caparra. La parte locatrice, tuttavia, intascato il denaro, si è resa irreperibile. Ecco, queste sono indebite, subdole condotte che rappresentano ancora una volta un'occasione per invitare tutti i cittadini coinvolti in casi analoghi a rivolgersi immediatamente alle stazioni dell'Arma dei Carabinieri. C'è tanta Basilicata nell'esecutivo nazionale dell'Avis. Lucano Rocco Monetta, 40 anni, è già presidente regionale dell'associazione. Nell'ultima seduta del Consiglio nazionale è stato eletto segretario generale Avis nazionale su proposta dal presidente Gian Pietro Briola. Un'elezione che premia il lavoro portato avanti in questi anni dalla Basilicata e dall'Avis regionale, commenta il presidente lucano Sara De Feudis, che a Monetta e a tutto il nuovo esecutivo nazionale porge l'augurio di un buon lavoro. Domenica 25 luglio alle ore 21:30 sarà presentato il libro I racconti della sera, La fontana, la luna e altre storie di Franco Sabbia presso il romantico giardino di Anna Romaniello in Contrada Escalunga a Filiano. Si tratta del primo di tre appuntamenti della rassegna Il territorio racconta, promossa dall'Associazione Proloco, dalla Biblioteca e dal Comune di Filiano, con lo scopo appunto di promuovere e raccontare le storie e gli autori del nostro territorio. Seguirà adesso la premiazione del regista Giuseppe Varlotta alla rassegna Monticchio Cinelaghi. Lo ricordiamo, Giuseppe Varlotta è di origine lucana e tra i suoi film si ricorda Oltre la nebbia, Il mistero di Rainer Merz, Zoé e il documentario Bangladesh. Il suo cinema intriso di mistero e curiosità sa guardare. Lo leggi tu? No, no, leggi, Ah, ok. Sa guardare nel profondo, le sue origini nel vulture conferiscono ulteriore pregio ad una giovane personalità del cinema introspettivo. Davvero grazie. complimenti. Beh, mamma mia, anche pesante. No, veramente non me l'aspettavo, cioè nel senso che venire qua è già stato una cosa meravigliosa ed essere riconosciuto con questo premio, vabbè. Mi sento di ringraziarvi con tutto il cuore, con tutta l'anima, dal mio profondo. Grazie, veramente. Grazie. Gabriele, presidente di Basilicata Cinema, vuoi dirci due parole? Basilicata Cinema ha un nome grandissimo,
ha un cuore grandissimo anche, ma è un'associazione culturale in realtà, quindi potrebbe sembrare una grande film commission o cose del genere, invece siamo un'associazione culturale nata grazie all'invito del direttore del Ministero della Cultura, ma siamo nati nel 2008, quindi più ormai di 13 anni fa, per stimolare in tutta la regione durante tutto l'arco dell'anno il cinema d'autore, il cinema di qualità. E lo stiamo facendo insieme ad Armando Lo Staglio, a Cinetica, a Chiara, al Cineclub De Sica, al Cineclub Pasolini di Barile, al Matera Sport Film Festival di Matera, ad Altro Cinema Possibile, il Cinema dei Diritti Umani di Potenza, Oasi Cinema, il Cinema dell'Ecologia, e al Festival Nazionale di Cinema e Musica di Lago Negro, che riguarda le colonne sonore originali del cinema italiano. E quindi io rappresento tutti questi festival con umiltà in questo momento e conferisco questo piccolo grande riconoscimento a Giuseppe Varlotta. Grazie. Complimenti, complimenti ancora. Grazie di cuore, veramente. Questa edizione termina qui, ci ritroviamo al TG7 Basilicata domani alla stessa ora. Grazie ancora, buona serata a tutti.